il vice sindaco. Quello che avete visto, cioè diciamo, l'edificio stadio, è l'unico oggetto della riqualificazione di cui stiamo parlando. Non ci sono altre costruzioni, non ci sono altri elementi che contribuiranno in alcun modo a tenere in piedi il piano economico-finanziario, come è successo magari in altre città. Quindi la riqualificazione impatterà esclusivamente su quello che vedete attualmente. Esisteranno però, chiamiamole così impropriamente, delle opere compensative, impropriamente forse dal punto di vista giuridico, ma nella logica è esattamente quello. Il Parma Calcio si è reso disponibile a valutare interventi non solo di viabilità, ma che facciano, insomma, che migliorino la vita del quartiere, lo dico in senso ampio, perché stiamo valutando tante ipotesi, quindi ci saranno degli interventi di investimenti privati, nel senso a carico del Parma Calcio, ma di impatto pubblico, esattamente sul quartiere. Quindi sono in discussione fuori dallo stadio, assolutamente sì. Devo dire, credo sia corretto dirlo, non è una richiesta, diciamo, che abbiamo dovuto imporre noi adesso, ma da sempre loro hanno detto, vorremmo far vedere che per noi ci deve essere attraverso quest'opera, questo intervento, un miglioramento complessivo, non solo dello stadio, non ci sentiamo confinati lì dentro, vorremmo esplicitarlo anche con investimenti fuori. Quindi questo c'è, avverrà, siamo in discussione, dico, anche politica in giunta, su quali sono gli ambiti su cui intervenire. Lì ci sono diversi spazi pubblici ed edifici pubblici.